Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato». Leggerò con voi il Vangelo che la liturgia propone per sabato 13 maggio. Si tratta del Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 15 e i versetti sono dal 18 al 21. Il brano fa parte del lungo discorso che Gesù ha con i suoi discepoli durante l'ultima cena. È un momento prezioso durante il quale si congeda e lascia loro alcune parole importanti prima di salutarli, morire, ma poi risorgere. Risuona in questo Vangelo, così come nel precedente, il tema della scelta, ma con una accezione diversa da quella quale mi capita a volte di sentirla. Infatti Gesù non dice che siamo stati noi a scegliere Lui, bensì Lui a scegliere noi. Su questo ritornerò tra poco, perché mi piaceva lasciare spazio anche a un altro tema, che è quello del servo. Gesù ne parla qualche versetto prima, sebbene non siano versetti inclusi in questo Vangelo, dicendo che noi non siamo suoi servi, bensì amici. E questa è una frase bellissima. Per quanto riguarda la scelta, mi veniva da pensare anche a Maria, perché Maria non ha scelto di essere la madre di Gesù, ma è stata scelta e quindi ha portato poi Gesù nel mondo. Questo periodo, insieme ad altri educatori della mia parrocchia, stiamo accompagnando un gruppo di ragazzi alla cresima e quindi il tema della scelta lo sento come decisivo in questo periodo. E accompagnare loro significa anche per me ritornare a quella scelta, ma con un sapore nuovo, perché ripensandoci non fu la scelta di ricevere la cresima, ma forse fu proprio qualcosa, una forza che mi attraeva verso Dio. E lì è stato un po' l'origine di tutto, anche del desiderio poi di continuare a percorrere un cammino di fede, a impegnarmi nella parrocchia e in Azione Cattolica, nel servizio con i ragazzi soprattutto, perché è come se da una fede mediata in un primo momento dalla famiglia che ha scelto per me il battesimo, poi alla famiglia si è aggiunta anche tutta la comunità. E credo che sentire che è Gesù a scegliere noi sia molto liberante, anche se spesso lo è solo a parole. Tuttavia non posso pensare a una scelta da parte di Dio per noi senza che questa non implichi una responsabilità da parte nostra, una responsabilità che si possa declinare tutti i giorni proprio nei confronti del mondo. Ed è questa l'ultima parola sulla quale mi piacerebbe soffermarmi. Non credo che questo brano di Vangelo si possa risolvere nella semplice e deresponsabilizzante dialettica fra Dio e mondo, perché mondo, come ci ricorda l'etimologia stessa della parola, è una parola bellissima perché ha proprio la bellezza dentro di sé. Infatti il mondo è tutto ciò che di bello c'è, di ordinato, che ci circonda, e anche quanto tende alla bellezza e all'ordine.
E quindi credo che questo chiamarci dal mondo da parte di Gesù non sia altro che un assumersi una responsabilità nei confronti del mondo, inteso sia come creato, ma soprattutto come persone che abitano questo mondo. E questo possiamo provare a farlo ogni giorno, nel lavoro che abbiamo, nelle persone che incontriamo. E grati per la bellezza che la primavera sta schiudendo i nostri occhi. Grazie per l'ascolto. Un caro saluto a tutti.